Oltre alle Eneide di Didone, sto leggendo anche La casa sul mare celeste per il CBB Club di febbraio. Libro che mi sta piacendo veramente tantissimo. Infatti, sono un po' lì lì per comprare il cartaceo, ma prima lo voglio assolutamente finire perché lo sto leggendo in digitale. E appunto, era da un bel po' di tempo che non mi capitava di leggere una storia, per cui ogni momento libero vorrei passarlo a leggerlo. E tra l'altro, in un giorno e mezzo sono andata oltre il 36%, quindi proprio. Sono molto presa dalla storia, però lo sto alternando ad altre cose perché oggi ci sarà l'incontro con l'autrice dell'Eneide di Didone, quindi volevo leggere almeno qualcosa. Purtroppo non sono riuscita a finire il libro, però volevo appunto leggere qualcosa per farmi un po' un'idea ed essere tra virgolette un po' più pronta e preparata per questo incontro. In più avevo iniziato a inizio mese Una vita come tante, che anche quello mi sta piacendo, però voglio intervallarlo con qualcosa perché è un romanzo veramente molto molto lungo e anche molto pesante a livello di tematiche, devo dire. Anche con quello sono circa a un terzo, tipo 31-32%. Mi piace, però ecco, è pesante. Mi sono già fatta un bel po' di piantini. Non un bel po', diciamo un paio di piantini me li sono fatta ed è pesante a livello di tematiche perché si parla di abuso, autolesionismo, quindi sono contenta di alternarlo con qualcosa di un po' più leggero come ad esempio La casa sul mare celeste, mentre L'Eneide di Didone per adesso non è nulla di che, è piacevole da leggere, si alternano i punti di vista di Didone, Giunone, se non sbaglio anche Venere, però per adesso quello che si racconta è bene o male quello che si apprende leggendo ad esempio l'Eneide, di cui io mi ricordo veramente pochissimo, sono sincera, però inizialmente ecco non c'è un twist, la storia quella è. Però ho sentito dire che andando avanti dovrebbe esserci invece qualcosa in più, quindi sono fiduciosa, adesso porto pazienza, lo leggo e poi vi farò sapere di tutto. Tra l'altro vogliamo parlare di Nagi. Cucina. Oggi è il 17 febbraio, ovvero la festa nazionale del gatto, e quindi lui si sente padrone dell'universo. Sta lì, così bello. Questo è tipo un gatto modello. È Taki? Ciao. Oh, quanto siamo belli. Oggi poi ho sistemato il frigo, ho tolto tutti i ripiani, uno a uno li ho puliti, lavati, asciugati, risistemati e riorganizzato un po' così il frigo. Questa è la parte che mi dà più soddisfazione, che è quella delle salse. Qua ci sono in realtà anche due marmellate, però sono contenta. Ecco, dobbiamo fare la spesa però. O meglio, il frigo sembra abbastanza vuoto, però in realtà ci sono diverse cose, quindi ancora per 2 o 3 giorni tengo botta, ho comunque della pasta che non va in frigo, qualcosina anche nel freezer, non so se si è visto, ma ci sono diverse verdure, quindi non preoccupatevi, qua si mangia anche tanto perché io ho sempre fame. Tra l'altro mi era arrivata una box, con dentro diversi snack, magari nei prossimi giorni ve la faccio vedere, o meglio vi faccio vedere quello che è rimasto, anche se sto tenendo le confezioni. Questi erano dei biscotti tipo Oreo, comunque dei biscotti farciti alla fragola che erano appunto nella box. Li ho finiti oggi, erano 3 pacchetti da 2 biscotti, quindi in totale erano 6 biscotti, nulla di che. Buoni, non fra i miei preferiti in assoluto, però veramente buoni, devo dire. Summer rain on a window. Watch the time float on. Cool air blows a memento as I fall behind. I'm sorry for dreaming about
Per San Valentino mi sono autoregalata questa box mystery a base di snack giapponesi, sono tutti dolci ispirati appunto alla festa di San Valentino. C'erano questi Kit Kat al latte con le fragole, veramente buoni, questi li ho già assaggiati. Anche questi li ho già finiti, sempre a base di fragola, molto buoni. C'è un ramone allo yogurt, poi delle caramelle. Queste sono dure e al gusto prugna. Poi ci sono delle caramelle all'uva. Ce ne sono anche delle altre, dopo le tiro fuori che le ho già messe in dispensa. Un taiyaki, anche questo alla fragola, molto leggero, quindi immagino che sia in realtà un biscotto a forma di pesce, non un vero e proprio taiyaki. Dovrebbero essere dei dolcetti tipo pancakes, ma è talmente leggero che secondo me è proprio a base di biscotto. Comunque, anche questi credo siano dei biscottini tipo cacao e fragola, i pochi sempre cacao e fragola. Questi sono gli unici che avevo già provato e non mi erano dispiaciuti, ma preferisco altro. C'erano in realtà dentro anche due piccoli Kit Kat, uno con pistacchio che ho già mangiato e mi ha delusa tantissimo perché non sa di pistacchio, e uno al matcha che ho già provato e ne avevo già presi altri e questi invece sono buoni, mi piacciono. Queste erano le altre caramelline, tra l'altro che carino il tappo, tipo un polpo, e sono delle mini mini caramelline tipo gommose, sempre al gusto di uva o comunque frutta. Sempre a proposito di snack, ma questa volta salati, da Mood ho preso questi bastoncini che assomigliano ai pochi, ma sono salati. Questi sono al gusto astice. Vedremo. Parlando di San Valentino, da parte di J-Pop mi era arrivata questa confezione carinissima con dentro dei gianduiotti e dei cioccolatini a forma di cuoricino che una volta aperti, un po' come i baci Perugina, hanno una frase all'interno. Una cosa che mi ha sorpresa molto perché non l'avevo mai vista in nessun altro cioccolatino se non appunto nei baci. E questo mi era arrivato assieme al manga Chocolatier, che appunto ha a che fare con San Valentino, nel senso che è una storia sentimentale, si parla di amore, in particolare il protagonista per riconquistare la sua ragazza va fino in Francia per diventare un chocolatier e migliorare la sua tecnica nel fare il cioccolato, ecco. Anche se questo non è l'outfit più indicato, oggi mi sono dedicata a fare un po' di giardinaggio. Avevo delle piante purtroppo rinsecchite da rimuovere, ne ho approfittato per sistemare un po' in giro, pulire. Poi ho dato un po' una controllata per vedere se serviva del concime, come stavano andando le varie piante, in particolare il mirtillo, perché sono molto curiosa di vedere quest'anno come... Non so. È la prima volta che abbiamo un mirtillo, quindi non ho idea di come farà le foglie perché ci è arrivato proprio in autunno quando ha iniziato a perderle, quindi sono curiosa di vederlo con tutte le foglie e soprattutto i frutti. Non vedo l'ora di poter prendere i frutti. Sono messa a piantare poi qualche semino, vedremo se spunterà qualcosa. E nulla, è stato molto rilassante. Io non vedo l'ora che arrivi il caldo. Oggi si sta piuttosto bene, segna il termometro tipo 15-16 gradi fuori, chissà se è vero, però io non vedo l'ora, sono veramente arcistufa dell'inverno e del freddo, così come sono stufa della neve su Animal Crossing. Tra l'altro è un po' che non ci gioco, dovrei riprendere assolutamente, ma ultimamente non c'è stato nulla di nuovo, entusiasmante e quindi ho finito per giocare meno. Ho fatto anche una sorta di esperimento col caffè che non è riuscito, quindi ho perso un sacco di tempo per fare questa prova perché io convintissima mi riuscisse alla prima, mi sono messa anche a filmare, di solito quando filmo quello che faccio, ci metto il doppio se non il triplo del tempo perché ogni passaggio voglio che sia bello, che si capisca, voglio riprenderlo magari da più angolazioni per scegliere poi alla fine quello migliore. Vabbè, fatto sta che è flop totale. Spero più avanti di rifarlo, cioè sicuramente lo rifarò in futuro e spero che mi riesca, perché mi piacerebbe tantissimo portarlo per la rubrica del Cibi Caffè su Instagram nei Reel, quindi speriamo. Adesso torno sul terrazzo a finire un paio di cose perché prima mi ero dovuta fermare perché tirava un vento assurdo e non stava avendo senso quello che stavo facendo, un altro po' volo via pure io. Quindi finisco di piantare i bulbi e poi penso che mi riposerò un po'. Taki è già in fase relax. Ma quanto stai bene lì, Topino?
Tempo fa ero stata da Primark e fra le tante cose avevo preso questo set di unghie finte, pagato 1,50 euro, con una forma a mandorla e di colore terracotta, insomma un nude. E siccome oggi ho smaltito, no, i diversi lavori manuali che dovevo fare con la terra, le piante eccetera, mi si è ulteriormente rovinato lo smalto, che appunto era già abbastanza rovinato. L'ho tolto e mi sono detta: cavolo, potrei approfittarne, visto che avevo le unghie molto corte, per mettere le unghie finte. E quindi le ho messe su. Avevo già provato delle unghie finte di Primark, quelle lilla erano molto più lunghe di queste, avevano anche una forma diversa. Io non porto mai le unghie così lunghe, a parte che anche se ci volessi provare, facendo tanti lavori comunque manuali, mi si spezzerebbero o mi darebbero fastidio nel fare le cose. Quindi questa la prendo proprio come un'occasione per provare qualcosa di diverso, perché non riuscirei a farmele crescere così, non vado mai a farmi le unghie e quindi mi sento un po' più luxury in questo modo. Tra l'altro è una cosa che mi fa molto piacere, perché mi fa sentire un po' più carina in una cosa veramente sciocca e piccola, perché mi è tornata la dermatite alle mani, mi vedo delle mani veramente orrende nonostante le creme e tutto, e quindi cerco un po' di distogliere l'attenzione, soprattutto mia, perché è a me che dà fastidio vederle, mi demoralizza tanto questo aspetto, perché sembra che ho le mani veramente da vecchia, quindi cerco di mascherare il tutto mettendo magari degli anelli, e mi fa piacere curare un po' anche le unghie. Ecco, di solito io faccio lo smalto classico a casa, però appunto tengo le unghie piuttosto corte, quindi questa è un'ottima occasione per provare qualcosa di diverso. E poi vi dirò, non sono nemmeno malvagie, cioè il colore mi piace molto, appunto un marroncino abbastanza caldo, e anche la forma rende le mie dita un po' più affusolate. I think I've fallen for you, and I don't know why, I don't know why. Oggi faccio un po' più stravolta del solito, perché ieri sono stata malissimo e ciliegina sulla torta, mi sono pure bloccata con la schiena. Prossimamente mi vedrete su Real Time nel programma Non sapevo di essere un'anziana. Scherzi a parte, ieri stavo veramente malissimo, non sono riuscita a fare quasi nulla, mentre oggi mi sento già meglio. Mi fa ancora male la schiena, però riesco anche a stare seduta, tipo alla scrivania, a fare diverse cose, quindi ne ho approfittato per fare un esperimento. Ho infatti provato a fare dei muffin con matcha e limone, perché abbiamo una bellissima pianta di limone sul balcone che ha dei limoni, ha già un sacco di limoni, e io non so bene come usarli, perché non bevo tante bibite, diciamo, anche se effettivamente potrei provare ad usare qualche fetta magari nel tè invece di prendere il classico tè nero aromatizzato al limone. Non lo uso tantissimo in cucina il limone, devo essere sincera, e quindi mi sono detta: proviamo a farci un dolce. Mia sorella mi ha... non ci credo, il gatto sta bevendo dal mio bicchiere di nuovo. Ma perché? Hai la ciotola riempita d'acqua buona, fresca, perché devi bere dal mio bicchiere? Comunque, mia sorella mi aveva suggerito di fare dei muffin con mirtilli e limone, penso sia una combo abbastanza collaudata. Ma non avevo abbastanza mirtilli per fare, per fare il dolce, quindi mi sono detta: prova a farli col matcha. Ho usato di base la ricetta che usiamo di solito per fare ad esempio la torta allo yogurt. Ho utilizzato uno yogurt bianco della Valsoia, che avevo preso per mangiarlo tipo così coi cereali, ma in realtà avevo visto anche una ricetta del porridge che avevo provato a fare anche stamattina, però alla fine ho optato per qualcosa di diverso. Porridge in stile tiramisù, e al posto della crema di mascarpone molti utilizzano lo yogurt bianco con sopra una spolverata di cacao. Prima o poi lo voglio provare, perché sono incuriosita da questa cosa, e quindi avevo preso lo yogurt anche per questo motivo, ma si presta bene anche per fare dei dolci, vengono particolarmente soffici, soprattutto se all'inizio, che è una cosa che io non faccio per pigrizia, devo ammetterlo, se all'inizio si sbattono bene le uova con lo zucchero, poi con lo yogurt, proprio con la frusta, diventa molto molto soffice e cremoso, e secondo me la consistenza cambia totalmente, almeno nei muffin e nelle torte. Comunque, fatto sta che ho utilizzato questa ricetta, diciamo base, che utilizziamo sempre per i dolci, e ci ho aggiunto della scorza di limone, il succo di mezzo limone e un cucchiaino di matcha. Quindi adesso li assaggiamo. You love that summer rain.
È mid-July, mid-July. My last name fits you better. When I'm with you, there's no pressure. I miss your worn-out sweaters. Weather couldn't compromise our love.